Ciao ragazzi, benvenuti su Gastube Drums. Nel video di oggi sono insieme a strumentimusicali.net per farvi vedere una, lo so, il pacco è già aperto, lo so, e so anche di essere con gli occhiali, ma ho deciso di fare un video con gli occhiali, un po' così diverso dal solito. Ho detto, vabbè, sai che c'è, lo faccio con gli occhiali, sono un po' sporchi, ma li pulisco, va, prima. Nel video di oggi voglio parlarvi di registrazione della batteria, perché è un argomento che molti batteristi vorrebbero saper fare, ma è un po' un casino per varie cose. Prima cosa, la questione del costo. E quindi ho deciso, insieme a strumentimusicali.net, di riuscire in qualche modo a vedere come funziona una batteria registrata con dei microfoni economici. Ho già aperto la scatola e, come potete vedere, tra l'altro ho già montato anche alcuni microfoni, perché ho dovuto fare un po' di prove per vedere veramente questi microfoni come si comportano. Questi microfoni che sono in una valigetta super economica di casa Behringer. Nel momento in cui aprite la valigetta, che cosa trovate? Apriamola insieme. Trovate questo foglietto qua, che in realtà è molto, anzi, facciamo così, adesso poi vi spiego tutto, ma prima mando la sigla, perché almeno facciamo una cosa giusta. Parti, prima parte, sigla, poi seconda parte e andiamo. Sigla comunque. Vi dicevo che all'interno della valigetta trovate questo opuscolo molto interessante in cui vi spiega un po' i microfoni, come funzionano, tutte le varie risposte in frequenza, nel senso che frequenze prendono meglio, che frequenze prendono peggio, che è una cosa molto importante. E all'interno di questa valigetta, ovviamente, come vi ho detto, alcuni microfoni sono già qui, ma abbiamo in pratica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 microfoni. 7 microfoni ad un costo veramente, veramente basso. Aia. Lo potete trovare nel link che c'è qui sotto in descrizione. All'interno abbiamo allora 3 tipologie di microfoni, che è per questo che ho lasciato qui 1, 2 e 3. Allora, abbiamo prima cosa il microfono, questo l'appoggio un attimo qui, della cassa, che è questo C112, diciamo, veramente molto bello. Più che altro la bellezza di questi microfoni, che sono molto molto massicci. Questo è un po', diciamo, il fratello minore del D112, veramente veramente fatto molto bene, non li ho mai aperti, ma comunque molto massicci, bello grandino, diciamo, questo microfono. E come potete vedere da questo B-roll pazzesco, mi sono dato la pazza gioia, comunque la modalità di posizionamento del microfono è mezzo dentro mezzo fuori alla cassa, perché ovviamente c'è il buco, mezzo dentro mezzo fuori, così almeno riesce a prendere sia un buon attacco sia una buona pancia anche di suono, proprio come basse frequenze, che ovviamente punta verso il battente della cassa. Questa è una cosa importantissima, dopo vi faccio vedere come suona. Altra tipologia di microfono, ce ne sono 4 di questi TM1500, che vanno bene sia per rullante sia per tom. Questi sono microfoni dinamici, che quindi, appunto, anche come quello della cassa, non hanno bisogno della phantom power e possono arrivare a prendere anche suoni abbastanza importanti. Questo microfono qua, che è lo stesso che ho montato appunto anche sui tom, lo posiziono in maniera, come potete vedere anche qui da questo B-roll pazzesco, sia sui rullanti sia sui tom, in modo da farlo puntare ovviamente verso il centro del rullante dove andiamo a colpire, e soprattutto lasciando 3 dita più o meno di altezza dal fusto. Infine, i 2 panoramici, che sono questi CM1500. Questi panoramici, che sono piccolini veramente, vanno piazzati sopra la batteria proprio come panoramici. Poi, volendo, c'è anche la possibilità di acquistarne uno, se si vuole, in più, a parte, così da posizionarlo sul Charleston, che tante volte si fa ed è molto importante. Questi sono 2 e vanno posizionati appunto sopra la batteria, mi raccomando ragazzi, equidistanti, cioè con la stessa distanza dal centro del rullante. Altra cosa, oltre i microfoni che poi andiamo a sentire, che ho voluto acquistare da strumentimusicali.net, cosa che ho già, ma giusto per farvi capire, è la questione aste, perché ovviamente le aste vanno comprate nel momento in cui vogliamo mettere dei microfoni sulla batteria. Questi microfoni, alcuni microfoni, come potete vedere qua, quelli del tom e del rullante, hanno già le clamp. Ovviamente, per quanto riguarda i microfoni panoramici, abbiamo bisogno di aste, chiamate aste a giraffa, tipo questo qua, magari se non parlo mentre faccio c'è sarebbe meglio, aste a giraffa tipo queste qua, con i piedini. Noi le possiamo tranquillamente aprire, appoggiare per terra, queste tra l'altro molto belle della Proel, costano poco e vanno bene, le appoggiamo per terra e poi possiamo andarle ad alzare, abbassare, inclinandole
come vogliamo. Quindi queste aste a giraffa per i panoramici sono perfette, non sono perfette invece per la cassa, dove abbiamo bisogno di questa tipologia di aste qui, chiamate aste nane, perché appunto sono aste più piccoline che vanno benissimo per la cassa. Quindi voi ve la posizionate come volete, qui volendo potete anche allungare tranquillamente e poi attaccate il microfono della cassa qua, glielo piazzate davanti e siete a posto. Come vi ho detto, ho deciso di prenderne solo una di ogni tipo perché io le ho già alcune aste, soprattutto quelle dei panoramici, le ho attaccate al soffitto, quindi non ho bisogno di questa tipologia di asta. Ma è importante sapere che queste aste servono, altrimenti i vostri microfoni non staranno su e appoggiarli per terra non è molto bello. Oltre a questo avete ovviamente bisogno dei cavi che... non so se ho preso anche un cavo. Sì, eccolo qua. Questo è un cavo della Bespeco, quindi un cavo super economico perché oggi volevo fare le cose economiche, ma va molto bene, ce ne sono vari, ve li lascio qui sotto in descrizione. Quindi detto questo, ragazzi, andiamo alla batteria così vi faccio sentire i suoni e vi spiego tutto. Quindi, eccoci qua, mi sento veramente un pochettino strano con gli occhiali a fare i video, ma comunque ditemi se volete che faccia i video con gli occhiali o senza occhiali, tanto li farò comunque senza occhiali, ma ditemi se preferite con o senza occhiali, così, giusto per, nei commenti. Allora, passiamo ai microfoni e alla registrazione, diciamo. Questi microfoni, come vi ho già detto, sono belli grossi e da una parte possono dare un po' fastidio, adesso vi spiego il perché, dall'altra parte vuol dire che sono massicci, quindi è una cosa molto positiva. Allora, devo dire che non mi danno per niente fastidio, unica cosa volendo sul Tom 1 che viene un pochettino avanti utilizzando la sua clamp, clamp che ovviamente può essere cambiata con qualsiasi altra. Infatti, ad esempio, il suo rullante, io ho un rullante molto particolare perché è uno Starphonic con una... un bordo diverso da tutti gli altri, la clamp stava ma faceva un pochettino fatica, quindi gli ho messo la mia solita che vi lascio qui sotto in descrizione. E detto questo, voglio farvi sentire un pochettino questi microfoni. Partiamo dalla cassa, ve lo faccio sentire da sola come suona. Come potete sentire, il suono della cassa da sola è bello potente, cioè contando che stiamo utilizzando un microfono comunque super economico, il suono della cassa mi piace molto. Adesso voglio farvi sentire pian piano tutti i suoni, quindi passiamo al rullante da solo. Vi ricordo che ovviamente non sto modificando i suoni che sentite sono quelli reali del microfono. Sentiamo i tom. Ottimo, come vedete comunque sul Tom 1 ci suono tranquillamente. E poi infine... over, quindi piatti e tutto il resto, anche il Charleston. Volendo potete acquistare anche separatamente questi microfoni, quindi ad esempio prendere un altro microfono uguale all'over e metterlo sul Charleston. Quindi il suono che producono, diciamo, questi microfoni mi piace veramente moltissimo. Adesso voglio fare una prova. Voglio suonare tutta la batteria facendovela ascoltare tutta, perché adesso vi ho fatto ascoltare praticamente microfono per microfono, ma pian pianino andare a farvi sentire sempre microfono per microfono, continuando a suonare tutto però, così almeno riuscite a capire bene come suona questa batteria, come suonano questi microfoni. Vi farò sentire anche però microfono per microfono, quindi solo Tom 1, solo Tom 2, solo timpano, gli over ovviamente insieme, ma almeno capite come riescono a captare bene il suono questi microfoni economici. Veramente assurda questa cosa. Proviamo.
Ok, direi che avete sentito tutto, come suona, come funziona, eccetera. Quindi veramente, veramente degli ottimi, ottimi, ottimi microfoni, contando che appunto tutto quello che sentite è suonato con materiale Behringer, quindi materiale economico, ma che funziona bene, perché comunque i microfoni sono Behringer. Il mixer che ho è il mio solito XR18, che è un mixer Behringer, quindi alla fine, se proprio vogliamo metterci tutto, tutto, tutto quanto, con 800, 1000, proprio a dir tanto, prendiamo tutto. E non sto dicendo solo i microfoni, perché i microfoni costano molto meno, trovate il link qui sotto in descrizione, ma vi sto dicendo proprio tutto, tra mixer, microfoni, cavi, aste, tutto quanto, la spesa comunque rimane sotto i 1000 euro. Adesso voglio fare un'altra prova, cioè andare a suonare la batteria, farvi sentire tutti i microfoni non mixati, ma nel senso solo con i volumi fatti, e poi voglio andare a provare a sentire la stessa batteria, quindi farò sempre un po' di una, un po' dell'altra, mixata, quindi con un po' di equalizzazione, un po' di riverbero, eccetera, per vedere quanto si riesce a, o almeno io, che non sono un fonico, comunque sono un batterista normale, non troppo bravo con i suoni in confronto a fonico, voglio vedere come riesco a far rendere questa batteria. Non ho preso l'ultimo crash, ma va bene così. Forse è solo un pochettino da avvicinare questo crash, perché non ci arrivo bene. Quindi ragazzi, io con questo posso terminare il video, spero vi sia piaciuto, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate dei suoni, se alcuni microfoni vi sono piaciuti, se alcuni vi sono piaciuti meno, se alcuni proprio non vi sono piaciuti assolutamente, non prendereste mai questo kit Behringer. Secondo me, per chi vuole incominciare a suonare, a registrarsi, soprattutto per chi ha bisogno di un set live, di un set in studio, eccetera, ma non ha possibilità di spendere così tanto, questo è perfetto. Ormai la figata di questi microfoni qua, ragazzi, è che appunto non dobbiamo spendere una fucilata di soldi per avere un suono ottimo. Avete sentito come suonano questi microfoni e come suonano mixati da me, che non sono un fonico, non sono niente, anzi, pensate prendere queste tracce qua e mandarle a un fonico vero che vi crea il suono di batteria perfetto. Cioè queste sono delle tracce, questi sono dei microfoni che registrano veramente già molto bene, e per il prezzo assolutamente sì. Ovviamente se invece volete fare i fonici nella vita, magari questo kit qua potrebbe andare bene come muletto da portarvi in giro, come kit, come set in più nel caso aveste bisogno di qualcosa. Non vanno bene se volete i microfoni top del mondo, ma appunto questo video era pensato principalmente per chi magari vuole farsi un po' un home studio, vuole registrarsi, vuole registrare live, eccetera, 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 eccetera. Quindi io con questo voglio ringraziare strumentimusicali.net per avermi mandato tutto quanto e per, come al solito, darmi la possibilità di fare quello che voglio. Voglio fare questo video, ok, ti arriva a casa direttamente la roba. Grazie mille strumentimusicali.net. Io con questo vi ricordo di iscrivervi al canale se vi va, anzi anche se non vi va iscrivetevi lo stesso, così mi date una mano. Vi ricordo la mia scuola online, trovate tutti i link qui sotto in descrizione con i miei corsi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi fatevi un giro, iscrivetevi alla newsletter, eccetera, 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 eccetera. L'ho già detto un po' di volte, basta, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!